Al 30 giugno la Bioecoagrim sospenderà le sue attività come previsto? Deve sospenderle perché c'è questo verbale di accordo dove era previsto appunto che dal 30 di giugno all'8 settembre ci sarà questa sospensione della ricezione di matrice fresca. E quindi noi siamo tranquilli che questo accordo venga rispettato, anche perché è stato messo come prescrizione nella sua autorizzazione, quindi non ci sono problemi. E in verità ha fatto Bioecoagrim le comunicazioni alla regione, alla prefettura, ai comuni, però non dicendo le cose così come stanno, ad esempio accusando la provincia di ritardi nel rilascio delle autorizzazioni del nuovo impianto. Cosa che non è assolutamente, perché poi i documenti dicono qualcosa di diverso, i documenti dicono che lui ha chiesto un rinvio perché vuole presentare un progetto diverso, migliorativo a suo dire rispetto a quello che ha già presentato. Quindi se tu mi dici che quel progetto che hai presentato non vuoi che venga valutato e poi ti lamenti dei ritardi, beh, insomma, c'è un po' qualche incongruenza. E questo è avvenuto, sa quando? Il 19 di maggio, quindi qualche giorno fa. Ha chiesto lui praticamente di presentare un nuovo progetto e quindi si mettesse d'accordo con se stesso, insomma, che vuole fare. C'è la possibilità che la regione conceda però all'impianto di rimanere aperto? Io spero di no. Io spero di no perché questo accordo è stato sottoscritto a dicembre, quindi in periodi, in un lasso temporale abbastanza lungo per poter far sì che poi ci potesse organizzare per poter arrivare a giugno e non far stare nessuno in emergenza, quindi mi aspetto assolutamente che nessuno intervenga, anche perché qui parliamo di 100.000 persone che da un po' di anni vengono in buona sostanza maltrattate. Che lei sappia, la regione anche si sta muovendo per risolvere il problema di oltre 200 comuni che conferiscono lì i loro rifiuti differenziati? Non lo so, non mi ha dato sapere, spero di sì, spero che stanno facendo qualcosa, però non mi ha dato sapere. Se dovesse continuare a proseguire nella sua attività anche durante l'estate? Sarà un problema e mi farò sentire.